Dove ne vado? Ah! Oh. Ciao, Denise. Stavi andando da qualche parte, Steve? No, davvero. Steve. Sembra che abbiamo un piccolo problemino, Stevie. Io ti ho pagato per perdere stasera, come faccio ogni sera. È stato un incidente, lo giuro. Lei mi conosce, adoro perdere. Sono il miglior perdente su piazza. Sì, lo eri. Ho vinto! $100,000! Posso andare all'università adesso! Lo sai che cosa succede a chi prova a tradire Lady Mayen? Cose sì. Molto brutte, dolorose. Lady Mayen vuole i suoi soldi. Senta, la ripagherò. Combatterò gratis, pulirò i bagni, tutto quello che vuole. Sai cos'è quello che voglio? I soldi, tesoruccio, moltiplicati per 10. Sinceramente, non sono bravo in matematica, ma non so dove potrei trovare i soldi. Forse io posso aiutare. Non ti conosco, non la conosco! Certo che mi conosci, sono io, Winnie Coyle! Oh, avanti, ti ricordi di me, Ray? Mi chiamo Steve! Ehi là! Odio interrompere questo commovente momento della memoria, ma Steve, c'è ancora la questione dei soldi! Non voglio rivederti finché non li avrai messi insieme tutti, fino all'ultima banconota! Clark! Dove sei? Il tempo corre, Steve! Tic-tac, tic-tac! Wow! Ehi, aspetta! Pensavo che non ti avrei più rivisto, lo sai? Ah, insomma, perché non mi lasci in pace? Prima, ascoltami. Ti posso aiutare a procurarti i soldi. Tentacular se n'è andato, ci ha mollati. Forse è una cosa che succede spesso in questo fantastico mondo. Che meraviglia! Ma significa che a Stoker serve un mostro! Sì. No! Ascoltami, io ti posso aiutare. Basta che vieni con me a Stoker. Non metto piede in quel posto dove non sono mai stato. Non sei per niente bravo a mentire, Rayburn. Ehi, senti, stai parlando con il mostro sbagliato. Sono sicura di no, Rayburn. Rayburn era mio padre e io non sfrutterò il suo nome. Capito? Lo sapevo che eri tu. È passata una vita, certo. Io ero piccola così, tu invece eri alto così. E adesso sei wow. Ehi, credi che l'adolescenza dei mostri sia facile? Scusa, è una cosa vera quella che ti sto offrendo. Ho il quaderno delle mosse di papà. Io potrei allenarti, procurarti un grosso incontro a Stoker. E boom, problemi risolti per entrambi. Tu vorresti fare da coach a me? Oh, Steve, che stai facendo ancora qui? Va a procurarti i miei soldi! Aiutami! Oh, Clonk, mi farai manicure e pedicure. Allora, coach, Stoker? Sì! Non è una cosa fantastica? Sarà di nuovo come ai vecchi tempi, ci pensi? Beh, per me non significa quello che significa per te. E mi farai correre così fino a Stoker? Sì, è ovvio. Per tutta la strada? Tutta! Oh, avanti, dammi un passaggio, Rayburn! Non devi mai più chiamarmi così! Ok, non ti chiamerò più così, se mi dai un passaggio.